Oggigiorno si può mettere in relazione questo fenomeno in una doppia maniera, cioè l'attacco giudaico alla Chiesa Cattolica è lì da 2000 anni, non si è mai allentato, non si è mai deviato, non si è mai rilassato o diminuito, è stato sempre all'attacco. Fino all'anno 1000 questo attacco era frontale, cioè i nemici apparivano, proponevano le eresie, l'eresia veniva discussa a un concilio, la Chiesa trovava il suo bilancio, eccetera, si condannavano gli eresiarchi e chi continuava a seguirli andava in esilio e chi non continuava ritornava nel seno della Chiesa Cattolica. Questo funzionò per circa 1000 anni. Nell'anno 1000 cominciarono più o meno le società segrete, che avevano diversi nomi, non si chiamavano massoneria allora, però esistevano. E c'erano i catari, e c'erano i beghini, i begardi, i bogomil, tutta questa gente qui, che erano tutti senza eccezione ispirati dal giudaismo. Tanto per dirne una, Ario, l'eresiarca dell'eresia ariana, era un cripto giudeo. Marcione, Valentino, tutta questa qui erano tutti criptogiudei che si nascondevano e poi attaccavano. Bene, verso l'anno 1000 si sviluppò questo fenomeno delle società segrete in varie parti della cristianità, specialmente nel sud della Francia, dove c'era la langue d'oc, come si chiama, la lingua d'oca. Lingua d'oca, dove è una nazione distinta, diciamo, dai francesi, che invece avevano la langue d'oc, dove dicevano sì si dice oui e lì sì si dice oc. No, in questi oc, per una ragione o per un'altra, attacchì il giudaismo in maniera piuttosto virulenta, tanto che già nel secolo XI alcuni prelati che andavano lì si scandalizzavano di come fosse stato giudaizzato il popolo cattolico. Effettivamente no, praticava riti e praticava quello che non erano loro, perché non c'era controllo, non c'era. Allora, cosa successe? Che venne un momento in cui il Papa decise di mandare il suo delegato speciale nella zona e scelse quest'uomo che si chiamava Pedro de Castelnau, se fosse catalano, se fosse vascone, non so, non andò. E questo non appena arriva che lo assassinano. E quando questo succede, ovviamente il Papa dice: no, un momento, qui non potete assassinare il mio delegato con impunità. Quando si parla dei catari, questo dettaglio se lo dimentica. Questo dettaglio se lo dimentica. Immancabilmente. Esattamente. E fu allora che cominciò la repressione, la guerra, diciamo, dei catari. E questa la risolse Simon de Montfort con la battaglia di Muret, che fu una battaglia miracolosa, perché Simon de Montfort aveva un'armata di 1000 cavalieri a cavallo, ma che confrontava un esercito di 100.000 uomini. Però 100.000 uomini a piedi e poi non uniti da una comune lingua, cioè erano tutti sudditi dei vari signorotti della zona che avevano adottato il catarismo, uno dei quali fu il Raimondo di Tolosa. Quindi quando, come racconta Belloc, Simone di Montfort con i suoi cavalieri ascoltò messa a cavallo nella chiesa, tutti e 1000 lì. Alla fine della messa i cavalli si fecero dietro front e attaccarono direttamente il centro dell'armata catara albigese e lo squinternarono, lo fecero. Poi naturalmente tu non puoi avere 100.000 nemici e li lasci a piede libero senza, quindi cominciò a avere una persecuzione e una diciamo una mattanza, e di questo ancora accusano i cattolici, cosa che fu vera, però che aveva la sua giustificazione in questa enorme massa di eretici e di che volevano tagliare fuori la Chiesa. Questa è una
una... Ma prima si tentò comunque, Silvano, di convertirli, ci si provò in vario modo. Tra l'altro questa era gente molto preparata, Sì, erano bravissimi. Quindi stiamo sempre nel terreno della cultura. Il nemico ha cultura. Questa quindi è la giustificazione della persecuzione dei decatari, non è altra. Poi ci furono... Silvano, posso farti una domanda? È circolata quell'altra frase che ti sbattono in faccia, noi ce la sbattono in faccia, la famosa frase, beh, ammazzate tutti, poi Dio riconoscerà i suoi. Questa frase sembra essere stata inventata di sana pianta. No, sembra essere stata vera. Ma nel contesto della situazione, quando tu hai un'armata di 100.000 uomini che non sai chi sono i fedeli e gli infedeli, dai ordine all'esercito di farne fuori quanti più possibile, perché sei sempre in minoranza, no? E quindi la cosa dal punto di vista bellico, dal punto di vista militare, è perfettamente giustificata. No, qualcuno sostiene che è una frase invece che non trova fondamento. No, questo con i criteri di non oggi. Non trova fondamento. Con i criteri di oggi. Ma con i criteri del momento, si agiva così. No, no, è proprio la frase che sembra che sia stata inventata successivamente, che è una frase che non fu pronunciata. Questo è possibile, però non è rilevante. No, ma siccome è una frase che ti sbattono in faccia spesso... Ma non è effettivamente rilevante. Ecco, quindi non si collegano i catari col giudaismo, nessuno li collega. Non solo, ma il protestantesimo fu anche esso influenzato pesantemente dal giudaismo, certo. Pesantemente. Per esempio, nel 1936, che fu l'anno il quarto centenario delle istituzioni religioni cristiane di Calvino, la Bnai Brit di Parigi dichiarò apertamente che Calvino era un giudeo. Apertamente, si è scritto, no? da loro stessi. Questo non si propaga, no? Per lui era uno dei nostri. Dietro a ogni movimento protestante eretico e rivoluzionario, c'è sempre stato il giudaismo, incluso i movimenti rivoluzionari politici, come sarebbe quello della rivoluzione francese, come sarebbe quello della rivoluzione russa, che non fu affatto russa ma fu giudaica, e poi quello della guerra, la cosiddetta guerra civile spagnola, che non fu affatto una guerra civile, fu una guerra ispano-giudaica parallela alla guerra russo-giudaica che si era combattuta 30 anni prima in Russia e nella quale avevano vinto i russi, come vinsero gli spagnoli nel 1939. Però non durò, perché 12 anni dopo ci fu il contrattacco sostenuto dal denaro di Wall Street con il banchiere Jacob Schiff, che sostenne la rivoluzione con 20 milioni di dollari. E questi poi si contrattaccarono e riuscirono a diroccare la dinastia Romanov. E poi ammazzarono lo zar con tutta la sua famiglia. Ma questa è nota. Questa è nota. È nota che avvenne, non il resto. I massacratori, gli uccisori erano tutti giudaici. La mattanza di sacerdoti e di religiosi in Spagna, 4.000 e passa, eccetera, fu tutta organizzata da un carattere che si faceva chiamare Alexander Orlov ed era un russo giudaico. Il suo vero nome era un altro, adesso non me lo ricordo a memoria, ma ce l'ho scritto da qualche parte. Ma questa fu la situazione, e l'odio satanico contro i cadaveri delle suore sepolte, tirate fuori, eccetera, non può essere altro che un odio ispirato proprio da Satana, era chiaro. Ora, questo è un fenomeno che ci trasciniamo appunto da loro. Cos'è la massoneria? La massoneria è la scristianizzazione delle élite cristiane da parte del giudaismo. Cos'è il comunismo? Il comunismo è la scristianizzazione delle masse da parte del giudaismo. I due fenomeni sono paralleli, uno avviene a un certo livello di società, l'altro avviene a un altro livello, ma
siamo da livello più alto a livello più basso. Livello più basso. Quindi le masse si fanno abbindolare dalla propaganda giudaico-bolscevica e l'elite si fa abbindolare dalla propaganda massonico-giudaica. E qui di cui la cosa di cui si tratta solamente di questo. Ora, questo lo si fa sapendolo o no? Le due cose. C'è gente che lo sa, c'è gente che non lo sa. Ma certamente la partecipazione e l'assecondamento della massoneria porta enormi vantaggi. Porta vantaggi, per esempio, tu non perdi mai il lavoro. La massoneria sempre ti fa avere lavoro se tu appartieni alle loro cerchie. Diciamo che i livelli bassi probabilmente non lo sanno. No, più bassi non lo sanno. Pochissima gente sa questo, e a pochissima gente gliene importa, perché hanno perduto naturalmente la visione soprannaturale dell'uomo e la visione soprannaturale. E credono di distinguersi intellettualmente, così parlando della teoria, ma infatti non ci sono. Ma perché così gliela presentano? Come filantropica, come sviluppo interiore, come una serie di altre cose. Ma Pike lo diceva molto chiaramente, no? Raccontategli pure menzogne, non devono capire niente. Sì. Agli alti livelli, poi pian piano, certo, ti iniziano ad altri misteri. Esatto. Due domande. Esatto. Sì. Allora, una, visto che ne parlavamo prima, della faccenda, della descrizione di quello che ha detto e non ha detto Don Luigi Villa a proposito della massoneria in relazione a, come dire, alle origini, no? Con relazione appunto ai famosi muratori, costruttori di chiese, sì, in relazione con la chiesa inizialmente, perché ci sono state delle dicono delle cose un po' strane. Facciamo un po' di chiarezza a questo, uno. Sì. Secondo punto, il ruolo eventuale dei, come dire, del movimento dei di Ignazio di Loyola, il gesuita, non mi veniva, e dei gesuiti, se c'è stata una relazione, se invece è tutta come dire, è tutta falsità, oppure c'è qualche verità all'interno. Ecco, queste sono domande. Allora, il primo punto, qual è la relazione tra i muratori medievali e la massoneria? È semplice. I muratori medievali erano l'unica guilda, l'unica corporazione che doveva trasferirsi fuori dalle loro città per costruire quello che fosse necessario, cattedrali, eccetera. Quindi avevano bisogno di un codice segreto di riconoscimento. E quando arrivavano a un certo punto si facevano riconoscere, davano le loro qualifiche e venivano messi su a costruire le cattedrali. Questa è la massoneria operativa. Poi da lì non speculativa. Esatto, da lì nacque la massoneria speculativa, che conservava gli stessi metodi occulti di riconoscimento, eccetera, ma aveva tutt'altre. Quindi non c'è una relazione. No, ma poi c'è anche l'altro passaggio. Poi cominciano a entrare gli accettati, che non facevano parte comunque delle arti, ma erano estranei a questo. Quindi quando si dice che la massoneria è una creatura della Chiesa Cattolica, si dice una grande falsità. Si dice una grande falsità, certo. Ma perché c'è interesse a dirlo senza andare a approfondire, senza, cioè, darci contro la Chiesa e basta? Questa è la cosa, come dire, che fa un po' pensare, no? Perché non si tratta di voler ragionare a tutti i costi, ma di andare a vedere le cose come stanno, esatto, se vogliamo fare informazioni, non di schierarsi così, insomma, per partito preso. No, infatti abbiamo coraggio di parlare di queste cose qui proprio perché sappiamo come stanno le cose, sì, quindi sì, non abbiamo niente da nascondere. No, non abbiamo niente da nascondere. Il secondo punto qual è? Ignazio di Loyola, l'unica cosa che si sa è che il primo successore di Ignazio di Loyola, Laines, era figlio di Marranos, cioè figlio di cripto giudei che si erano convertiti al cattolicesimo. Ora, quanto fosse genuina questa conversione. Ma Marranos erano falsamente convertiti. Sì, si convertivano all'esterno, ma all'esterno e all'interno rimanevano invece. Rimanevano. Allora, questo fu un problema che preoccupò la monarchia cattolica per secoli, a cominciare dal tempo dei re visigoti, la cui sconfitta a opera dei musulmani
fu favorita e organizzata dai giudei. Furono i giudei che aprirono le porte agli invasori musulmani nella penisola iberica e lasciarono la cosa aperta alla loro invasione. E lì ci vollero 8 secoli per sloggiarli. 8 secoli. 1492. Esatto, 1492 finalmente i due sovrani cattolici, Fernando di Aragona e Isabella di Castiglia, la prima cosa che fece fu espellerli tutti. Ci furono alcuni che rimasero, convertendosi, ma quanto fossero genuine quelle conversioni, nessuno l'ha mai saputo, perché usavano sempre la stessa tecnica. Con i re visigoti facevano lo stesso. Quando poi arrivava il punto della verità, il momento della verità, e allora toglievano la maschera e tornavano ai giudei. Pochi sanno, per esempio, che la tratta degli schiavi transatlantica fu interamente in mani giudaiche dal 1619 fino al 1835, perché erano loro che compravano e vendevano schiavi nei mercati, erano loro che distillavano il rum per ubriacarli e fargli vendere schiavi a basso prezzo, eccetera, eccetera, eccetera. I record ci sono tutti. A Newport, negli Stati Uniti, i record della tratta degli schiavi sono tutti lì. Chi li vuole vedere può perfettamente esaminarli e vedere. E questa era la situazione. Quindi la loro influenza non è da sottestimare per niente, perché la si trova dappertutto. La si trova in politica, la si trova in economia, la si trova nell'insegnamento. Non c'è campo in cui non abbiano lasciato la loro traccia e la loro influenza per sovvertire l'ordine sociale cristiano. Questa è una costante alla quale non ci si sottrae. E chi la vuole vedere è lì, cioè l'informazione è tutta lì, la si trova perfettamente. Quindi l'intento è quello di distruggere la Chiesa Cattolica, ma se vediamo anche di recente, adesso per vedere come questo c'è un'escalation veramente preoccupante, volevo finire, si va solo questo, se leggete le ultime notizie che arrivano dalla Francia, ormai è una vera e propria persecuzione, e arriverà anche da noi, quindi questo è il futuro prossimo e non è lontanissimo questa. Quindi possiamo affermare che la massoneria è un mezzo del giudaismo, sì, per attaccare e infiltrare la Chiesa cattolica, sì, e distruggerla. È l'elite. Chiaramente. Il cardinale Rampolla, che era segretario di Stato di Leone XIII, si scoprì che era massone quando morì, perché lui fu a un pelo dall'essere eletto Papa nel conclave del 1903. La storia la sapete o no? Sì, ma pare che questa poi sia stata smentita, questa no, cosa. Non è stata mai smentita. Mm-hmm. Io ho letto che qualcuno ha smentito, che sia una voce fatta circolare. Qualcuno ha tentato di smentirla. Ma la storia è che Monsignor Juin, francese, che era direttore della rivista internazionale delle società segrete, sapeva questo e tentò di fare arrivare l'informazione al conclave, ma non ci riuscì. Allora si rivolse alla corte di Vienna e alla corte di Vienna la richiesta venne accolta, così che l'imperatore Franz Josef mandò un divieto di elezione contro il cardinale Rampolla, che proveniva da un antichissimo privilegio che aveva l'imperatore d'Austria di intervenire sui conclavi. Esatto, sì, sì, è vero, questo sì. Intervenne. Quando questo avvenne, noi ci fu un putiferio al conclave, come si permette il potere politico di intervenire nel conclave, eccetera, però a poco i voti cominciarono a spostarsi da Rampolla a Sarto. E Sarto si preoccupò perché vide che stava per essere eletto. E il povero Sarto faceva di tutto per scapparne. Le scuse, per esempio diceva, il Papa deve parlare francese, io non so il francese, allora c'era il cardinale Gibbons di Baltimore, che viveva accanto a lui nella sua stanza, e lo consolava e lo faceva. Beh, lo dovettero convincere a lui. Lo dovettero convincere a Sarto, sì, sì. Fino a che lui, l'ultima carta, l'ultima carta
Cioè, che mi faccio io col biglietto di andata e ritorno a Venezia? Esatto. E Gibbons gli dice: lo compro io. Ne avessimo di Papa come San Pio X. San Pio X fu effettivamente l'ultimo gran Papa, effettivamente 100% cattolico. Qualcuno sostiene che il Vaticano II sia stato guidato dall'alto dal René Brit. Esatto, ecco, volevo appunto chiederti questa cosa qua. La necessità da parte dei giudei di introdurre il B'nai B'rith, sì, come ulteriore strumento di infiltrazione nella Chiesa Cattolica. Lo fecero servendosi del Cardinale Bea. Il Cardinale Agostino Bea era un marrano. Questo io lo affermo come cosa apolitica, ma effettivamente lo si può seguire da tutti i contatti che lui aveva con questa gente. Viaggiava costantemente da Roma a New York per avvocarsi con questi genti, ma fu il cardinale Bea che ebbe questa influenza, diciamo, l'influenza del giudaismo nella Chiesa. No, ai principi del Vaticano II ci fu un libro scaricabile dalla rete ancora oggi che si chiama Complotto contro la Chiesa. Complotto contro la Chiesa, okay. Di un certo Maurice Pinet. No, Maurice Pinet non era una persona, no, era un gruppo di preti messicani organizzati dal cardinale Ottaviani. Che grande cardinale Ottaviani, grandissimo. Cardinale Ottaviani. Che furono cardinale Bacci, mi pare. Che... Cardinale, sì, Bacci Ottaviani. Esatto, Bacci Ottaviani. E il cardinale Ottaviani incoraggiò questo progetto e lo fece pubblicare pochi giorni prima del Vaticano II. Una copia fu data a tutti i padri del Vaticano II. Il libro fu stampato privatamente in una tipografia di Roma, alla quale arrivarono gli agenti della polizia per investigare chi l'avesse portata, chi l'avesse fatto. Questo non sapeva niente, il libro ce l'hanno commissionato, lo hanno pagato e noi abbiamo le fatture che dimostrano, ma non sappiamo chi ci sia dietro a queste. E c'è effettivamente questo comitato di preti. Ora, quel libro certamente vale la pena leggere perché c'è tutta la storia della relazione tra il giudaismo e la Chiesa piuttosto dettagliato, piuttosto dettagliato come libro. Dettagliato, 14 secoli, a cominciare appunto dalla Spagna visigota fino ai nostri giorni, e si trova un'informazione incredibile, dettagliata e tutta quanta scaricabile, si può scaricare. C'è anche la traduzione inglese, c'è una traduzione mi pare francese, non so, quella italiana senz'altro c'è perché fu l'originale. Ma quindi, ci fu un papa, se non sbaglio, che era giudeo, Anacleto II? Sì, Anacleto ma II siamo nel secolo XII, quello fu un miracolo. Sì, perché, esatto. Perché era un tempo in cui il giudeo era Pier Leoni. Pier Leoni stava quasi per essere eletto papa quando un gruppo di cardinali sottrasse uno dei loro candidati, se lo portò via e lo elesse papa mentre c'era il conclave in Vaticano, e questo rivendicò il titolo prima che venisse eletto Pier Leoni, quindi aveva il titolo legittimo. Lì ci fu una specie di putiferio, però il papa diciamo giudaico, Pier Leoni, rimase in carica 8 anni e non lo sloggiava nessuno, perché lui non voleva ammettere di essere stato papa illegittimo. E poi solo che poi dopo 8 anni morì, nel 1138 mi sembra, e la cosa finì lì. Ma certamente ci fu un papa, giudaico che tentò di arraffare il soglio di Pietro. Quindi queste lotte sorde, o non tanto sorde, sono state la cosa costante nella storia della Chiesa, la lotta col giudeismo. E da lì non si scappa, solo che si vuole oggi occultare, diminuire,
togliergli l'importanza, eccetera. No, l'importanza è stata sempre una di lotta senza quartiere, di vita o di morte. Non è stata mai una specie di cosa blanda. Quindi possiamo affermare che la massoneria, guidata appunto dal giudaismo, è questo strumento contro la Chiesa Cattolica, contro Dio, sì. Nell'arco della storia fino ai nostri giorni, no? Sì, però la massoneria proprio come massoneria non comincia nel 1717, esatto. C'era già due secoli prima, specialmente in Inghilterra. Per esempio i Cecils, Robert e William Cecil, il padre e il figlio, erano massoni. E questo lo sappiamo perché ci sono dei documenti in cifra con tutti i simboli massoni, se sono estanti. E qui siamo nel XVI secolo, il secolo di Elisabetta, il secolo della riforma protestante, il secolo della distruzione della Chiesa Cattolica in Inghilterra, che fu fatto proprio fisicamente, deprivando i cattolici della proprietà, deprivandoli delle loro prerogative, condannandoli a morte senza... ci sono stati un sacco di martiri durante quel secolo lì, ad opera di Elisabetta I, che fu protestante prima di essere regina. Infatti le dicevano, quando Maria Stuarda diventò regina, tutti i consiglieri le dicevano di condannare, di far decapitare Elisabetta. Lei si rifiutò, perché non avrebbe fatto una cosa simile alla sua sorella, dopo tutto, anche se fosse sorella illegittima, spuria, perché sembra che il vero padre di Elisabetta non fosse Enrico VIII, ma un pittore di corte che si chiamava, no, un suonatore di corte che si chiamava Mark Smeaton. Qui ce n'è di altre storie. Elisabetta non si finisce mai di immaginare un personaggio. Ecco, una cosa appunto che ricorre sovente nell'argomentazione di chi nel web, diciamo così, relativamente alla massoneria e ai rapporti con la Chiesa, ecco, la simbologia. Sappiamo che la massoneria ha acquisito molta simbologia, quindi se vuoi magari chiosare questa cosa qui, mettere un punto definitivo sulla questione, certo. In modo che da togliere ogni dubbio. Sì, usano simbologia di ispirazione giudaica, e se si vuole sapere cosa vogliono dire quei simboli, eccetera, basta cercarli e paragonarli con simboli giudaici, cabalistici specialmente, si trova tutto lì. No, ma anche voglio dire il famoso triangolo con l'occhio che troviamo nella Chiesa richiamo alla Trinità di Dio. Oh. Infatti si ritrovano alcuni quadri, ad esempio Maria Auxiliatrice, c'è questo triangolo su in alto alla Madonna. Sì. E poi sarebbe benissimo che il pittore sia stato un massone, che però non l'abbia detto ai salesiani. Ah. Possibilissimo, ecco, non mi sorprenderebbe affatto.